Buonasera. 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 Buonasera a tutti, Sua Eccellenza, abbiamo l'onore di Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Claudio Magnago. Sono, ecco, nella successione per l'assessore ai lavori pubblici, consigliere Donatello Borracci, il vice sindaco, consigliere Raffaele Verderese, Salvatore Monaco, Francesco Mancini, Aldo Marangione e il consigliere Francesco Serra. Ok, passatevi qua, sì, abbiamo fatto più. Ci possiamo spostare, sì, così abbiamo il bandiere, lo sposto. Il bandiere tradizione e eccellenza nostra, viene anche la possibilità ai nostri ospiti importanti chiedere di apporre la firma sul registro storico che abbiamo del comune, e di cui sono conservate le firme di chi ha l'onore e il piacere di farci visita. Diciamo che ha aperto questa tradizione il cardinale De Giorgi l'anno scorso, perché altri vecchi documenti magari sono passati agli archivi. Noi abbiamo cominciato lo scorso anno in occasione del 160° anniversario della festa patronale di San Rocco, perché è una storia che è cominciata nel riconoscere il patrono San Rocco, patrono di Palagiano, 1853. Nel 160° anniversario del 2013 abbiamo cercato, il comitato ha cercato di realizzare un festeggiamento un pochino più importante. Il cardinale De Giorgi è venuto, ha posto la firma, una dedica, chiaramente ha lasciato la sua benedizione in un luogo dove ogni giorno ci si imbatte nella realtà, in una realtà sociale e civile impegnativa, dove lo sforzo non è solamente di affrontare i problemi, ma cercare di trovare la soluzione giusta ai problemi. Eppure resta il dubbio se sia giusto o meno e se abbiamo dato retta a tutti, se abbiamo accontentato tutti. Perché a volte non è semplice, accontentare tutti diventa un problema, però lo sforzo di andare avanti alla ricerca del bene comune è questo che ci porta e ci spinge. E questa è anche la bella e la importanza della visita di Sua Eccellenza nella collaborazione Chiesa-istituzione, perché insieme possiamo percorrere un solco che speriamo sulla base di quei principi morali che i nostri antenati hanno già tracciato e che nessuno ci deve strappare. Grazie. Un applauso a Sua Eccellenza. È un onore aver ospitato, e sperando che la nostra collaborazione, la nostra disponibilità alla collaborazione con le istituzioni, con la Chiesa, si rivolga sempre nell'interesse del bene comune, sperando in un futuro veramente più sereno, più tranquillo, più trasparente, dove ognuno ha la possibilità di non restare indietro e di andare avanti. La ringrazio, signor Sindaco, sono onorato di poter apporre anch'io la firma, non soltanto perché sono contento di essere qui e di poter essere anche in questi locali, e la ringrazio di avermi dato questa possibilità, ma perché le posso assicurare che la preghiera, come tradizione che scaturisce direttamente dal Vangelo, la preghiera per chi ha il compito di guidare le sorti anche molto concrete e quotidiane della vita delle persone, è assicurata sempre, tanto più e in primis proprio dal Vescovo. Quindi per il Sindaco e non solo, ma tutti coloro che hanno responsabilità per la cosa pubblica e in questo particolare contesto per questo Comune. Quindi, ben volentieri. Grazie. Davvero. Grazie. A questo proposito io chiedo pubblicamente scusa perché non ero presente al giorno dell'insediamento. Stiamo parlando del 14 settembre, data importante perché è l'esaltazione della croce. Per un programma già precedentemente organizzato, io ero a Međugorje e stavo sul monte della croce, sul Križevac, e pregavo per i miei cittadini, pregavo per tutti, pregavo per chi aveva necessità, e sicuramente perché stava affrontando in quel momento, si stava caricando di un'altra croce, di una bella croce gloriosa, cioè, sicuramente. No, la ringrazio. Grazie davvero, e ripeto e le assicuro, la preghiera, ripeto, per noi cristiani è un dovere pregare per chi governa le cose, la cosa pubblica, perché sappiamo che lo deve fare con lo spirito di servizio, di attenzione ai problemi di tutti, e cercando, forse più che di accontentare tutti, cercare una via giusta dove tutti possano crescere e in qualche modo realizzare con dignità la propria vita. Quindi in questo senso assicurato. Grazie Eccellenza. Una folle foto, un po' le foto, sì. Lasciamo negli annali della,
del comune. Lo rendiamo pubblico, eccellenza, il testo, perché comunque è un pregio quello che ha scritto e veramente lo dico. Grato dell'accoglienza in questa città, assicuro la preghiera e la benedizione del Vescovo a chi quotidianamente è chiamato a servire questa popolazione con una particolare attenzione ai più bisognosi e ai giovani. Grazie. Grazie.